Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Scusate la mise di oggi, ma vi volevo far vedere un trattamento che io faccio a casa. Quindi, siccome mi era stato anche richiesto un video per quanto riguarda la mia skincare routine, questa sera vi farò vedere come io faccio a casa il trattamento di radiofrequenza. Il trattamento di radiofrequenza è un trattamento estetico che viene fatto nei centri estetici e negli ultimi anni anche nei centri medici specializzati in estetica ed è un trattamento molto conosciuto ormai da tantissimi anni perché il trattamento di radiofrequenza si basa su degli impulsi indolore non invasivo che ha lo scopo di andare ad riportare una uniformità della pelle andando a stimolare la produzione di collagene e di acido ialuronico nella nostra pelle grazie delle onde di calore che vengono emanate attraverso un manipolo. Logicamente il manipolo deve essere deve lavorare sulla zona del viso applicando un gel particolare, gli ultrasuoni, proprio per andare a far scorrere meglio il manipolo sul viso e permette anche di non ustionarsi o non bruciarsi. La radiofrequenza viene effettuata, può essere effettuata sia per quanto riguarda il viso, ma anche per quanto riguarda altre zone del corpo. Logicamente, quando parlo di questa radiofrequenza è quella che si fa nei centri estetici o nei centri appunto di medicina estetica. Io, a casa invece ho un apparecchio molto semplice che mi permette comunque di fare una radiofrequenza più soft, logicamente, ma per quanto riguarda il viso. In passato io avevo fatto dei trattamenti di radiofrequenza qualche anno fa e solitamente si consiglia come trattamento almeno di farlo una volta ogni 15 giorni, non di più. Per fare un periodo poi continuativo, per poi stoppare il periodo e fare un periodo di riposo che può essere anche di 6 mesi per poi ricominciare a fare appunto questo trattamento. Logicamente, essendo un trattamento nel mio caso casalingo, molto tranquillo, molto soft, io se posso lo vado a fare una volta a settimana, se posso, se mi ricordo, se non sono molto stanca. Allora, incominciamo subito. Innanzitutto io non sono truccata, vado soltanto a smontarmi come sempre le sopracciglia e vado a prendere l'acqua micellare questa della Garnier proprio soltanto per andare a smontare le sopracciglia perché per il resto non ho niente anche perché qua nelle mie zone, ma ho visto quasi in tutta Italia, vedete la differenza tra una sopracciglia fatta e una non fatta, quanto cambia l'occhio. Comunque, stavo dicendo che in questi giorni, qua nella mia zona, ma credo un po' in tutta Italia, sta facendo un tempo bruttissimo, un tempo allucinante. Quindi, a parte le commissioni, quella che sono costretta a fare, non esco molto, proprio per questo motivo. Comunque, prima di fare qualsiasi trattamento, è sempre bene andare a detergere il viso, anche se una persona non è truccata come me in questo caso, è sempre bene andare a detergere il viso con il latte di detergente e poi con il tonico. Quindi adesso farò questo passaggio off camera. Allora, sono rintornata, per voi non è passato neanche un secondo, io nel frattempo
mi sono detersa il viso con il latte detergente utilizzato, poi mi sono sciacquata, ho utilizzato il tonico. Adesso vi faccio vedere la mia radiofrequenza casalinga. Allora, innanzitutto il manipolo casalingo in questione è lui, questo, che è fatto da questi quattro elettrostimolatori che vanno appunto a massaggiare il viso. Questo manipolo, quando si accende, se appunto vedete, ha delle colorazioni diverse. Rosso, allora rosso, verde, blu, giallo e viola. E poi anche il viola intermittente fondamentalmente si usa quando uno vuole far assorbire la crema in modo migliore. Io in questo caso vado ad utilizzare sempre la luce rossa, perché la luce rossa è quella che ha la funzione anti-age, quella che interessa a me. Quindi di andare in qualche modo, intanto prendo il gel a ultrasuoni, che ha la consistenza di un gel tipo quando uno va a fare l'ecografia, in poche parole, eccolo qua, così, e lo vado a mettere soltanto su metà del viso, non su tutto il viso. Poi vi spiego anche il perché. Nel frattempo mi guardo nello specchio davanti a me, lo vado a mettere soltanto su metà viso, perché l'apparecchio dura all'incirca 10 minuti. Andando a fare metà viso faccio così 10 minuti da una parte e 10 minuti anche dall'altra parte del viso, così mi faccio un trattamento di 20 minuti. Vado a togliermi il gel in eccesso dalle mani, perché sennò mi si appiccica tutto ed è molto fastidioso. Quindi prendo il mio marchingegno, il mio manipolo, e vado con la luce rossa appunto, e vado a prendere, a stabilire l'intensità di frequenza. Allora, forse è il caso che adopero questa mano, così non faccio rimoni con i bracciali e il viso rimane libero, e faccio questi movimenti circolari. Posso tranquillamente andare nel contorno occhi, posso tranquillamente andare nelle pieghe naso labiali, sempre facendo questi movimenti circolari. Logicamente non è che sentirò il calore che posso andare a sentire con i trattamenti che si fanno nei centri estetici, perché lì veramente la forza del calore è molto molto alta, però già questo è un trattamento che appunto casalingo, diciamo, che anche se si fa una volta a settimana a casa non fa male, e comunque va ad migliorare l'aspetto della pelle, la tonicità, e comunque va a stimolare la produzione di acido ialuronico e di collagene, che ricordiamo sono i due elementi principali per quanto riguarda la salute della pelle. Quindi se una persona ha una pelle più compatta, più tonica, visibilmente più giovane, meno segnata, meno stanca e quant'altro, in molto è dovuto secondo me anche a questi trattamenti. Io poi sono anche una fanatica della skin care, lo sono sempre stata, quindi mi vado anche a fare tantissime maschere contorno occhi, forse per questo motivo che la mia pelle non ha grandissime problematiche, e comunque risulta una pelle che è per questo motivo che io non metto il fondotinta, perché io credo poi che il fondotinta a volte, invece di andare a migliorare una situazione, la va anche a peggiorare, perché soprattutto io ho notato che persone di una certa età che ancora continuano a mettersi magari il fondotinta, che le ragazzine di 15 anni o le ragazze di 20 anni passa,
È una cosa veramente che secondo me non si deve fare perché quella tipologia di fondotinta invece di andare a fare un effetto rimpolpato alla pelle, liftato, va a mettere in evidenza tutti i difetti che la pelle può avere. Ricordiamo anche che nel tempo magari la pelle può diventare secca. Soprattutto poi anche d'inverno, quindi io quello che mi raccomando sempre è di curare tantissimo, tantissimo la pelle, bevendo anche tanto. Il bere tanto vuol dire fa molto comunque per la pelle, come fa molto anche non dormire le ore necessarie e indispensabile. Nel frattempo ho cambiato braccio perché l'altro mi si stava spaccando. Io continuo sempre in determinate zone, come vedete in queste zone faccio dei movimenti sì circolari ma dal basso verso l'alto, proprio per, tolgo i capelli, proprio per andare a contrastare la forza di gravità. E come dicevo non ho paura di andare nel contornocchi, perché è un trattamento non invasivo ed è un trattamento che comunque può tranquillamente essere utilizzato anche appunto nei contornocchi. Quindi non c'è assolutamente nessun tipo di problema. Insisto anche qua, che è la parte dove magari uno ha più mimica facciale, quindi si possono formare più rughe, segni di espressione, cose di questo genere. E l'importante è che vi mettiate sempre una fascia. Logico che se andate nei centri estetici in dotazione c'è tutto, ma se qualcuno di voi avesse questo apparecchio a casa o lo volesse prendere, è sempre bene munirsi di una fascia per legare i capelli e soprattutto di il gel per ultrasuoni, perché se voi andate a fare questo trattamento con una crema normale non avrà effetto perché dopo poco la crema sarà completamente assorbita, mentre in questo caso il gel continua a scivolare molto bene. Vado anche nel collo perché ricordiamo che anche il collo è una parte molto importante. Appunto il gel scivola molto bene, non permette di fare questo trattamento per tutto il tempo. Per tutto il tempo necessario e senza questo gel assolutamente non potrete fare neanche 3 secondi di trattamento perché appunto anche il gel se messo in dosi minime dopo un po' si asciuga e il manipolo comunque non scivola bene e con la crema è impossibile. Quindi magari questo gel si può trovare sia nelle sanitarie, ma tranquillamente anche su Amazon. Basta che mettiate gel per ultrasuoni, per la trasmissione di ultrasuoni. Vi faccio vedere questo, io per esempio l'ho preso su Amazon ed è uno dei più gettonati, dei più famosi. E io mi sto veramente trovando molto molto bene perché riconosco proprio la consistenza del gel che viene utilizzato negli studi di medici, appunto, quando uno va a fare l'ecografia all'addome, vari tipi di ecografie, questi gel, appunto, vengono disposti, cambio braccio ancora, vengono utilizzati spesso. E vedete, il procedimento è abbastanza lunghino. Adesso io magari non farò, cioè, nel senso, non vi farò vedere tutto quanto il procedimento, finito questa parte qui, magari riprenderò. Ecco, proprio in questo momento mi si è spento. Ora, in questo caso, io vado subito a pulire il manipolo perché sennò diventa appiccicoso e vado a rimuovere l'eccesso di gel che mi è rimasto sul viso perché anche questo, essendo molto appunto appiccicoso, seccandosi, cioè asciugandosi, si va a seccare e rende la pelle e rende la pelle molto secca. Allora, ho legato i capelli dietro perché sennò era un macello. Adesso vado a mettere l'altro gel sull'altra metà del viso che deve essere fatto. Non so, logicamente sì, vi riprenderò tutto perché
magari potrebbe essere una rottura di scatole per voi, però ecco, il procedimento è questo e magari io posso andare avanti nel fare questo procedimento, poi posso ricominciare per chiudere il video. E mi vado a sciacquare le mani perché veramente questi gel ultrasuoni hanno delle proprietà molto positive in alcuni, per alcuni aspetti, ma per quanto riguarda altri aspetti non. E io vado a riprendere il mio manipolo, a impostarlo sulla luce rossa e a impostare intensità e ricomincio dall'altra parte del viso. Allora, solitamente vi parlo come radiofrequenza di centri estetici barra dei centri medico estetici. Una volta finito di fare il trattamento, sarebbe consigliabile, una volta finito, ecco, ti applicano una crema su tutto il viso e sarebbe consigliabile andare, cioè non truccarsi più, non andarsi più a toccare il viso e andare tranquillamente a dormire in questo modo, proprio perché la pelle ha bisogno del suo tempo per andare proprio a recepire totalmente il trattamento. Quindi io solitamente appunto questo trattamento lo faccio o al pomeriggio tardi o alla sera, appunto perché così io mi vado a mettere tutte le mie creme e buonanotte a tutti. E questo è uno di quei trattamenti che io consiglio vivamente. C'è anche la luce pulsata per il viso. Qualcuno pensa che ci sono varie tipologie di luce pulsata. Io non intendo la luce pulsata per i peli, in poche parole, ma c'è anche un altro trattamento appunto che si chiama luce pulsata, che fa in modo di andare appunto a, attraverso questi impulsi, di andare a far stimolare sempre nella pelle del viso la produzione di collagene e di acido ialuronico. Io personalmente l'ho fatta una volta in vita mia, non mi è piaciuto molto perché mi ha bruciato veramente tanto. Io a un certo punto sentivo proprio, avete presente quando mettete i polli sul fuoco per togliere i peli? Ecco, sentivo questa puzza di peluria bruciata. E comunque chi me l'ha fatta non ha regolato molto bene l'impulso che mi ha ustionato, quindi per un po' di giorni ho avuto proprio l'ustione su una parte del viso, mentre con la radiofrequenza non ho mai avuto nessun tipo di problema, per questo che continuo a farla. Adesso la faccio così, in modo molto casalingo, però comunque anche perché io ho cominciato la prevenzione molto molto giovane. Io devo dire che essendo una fissata di tutto ciò che riguarda queste cose, ho incominciato quando facevo l'università a fare questi trattamenti, quindi diciamo che ho incominciato molto presto. E qualcuno, mi ricordo che qualche estetista, ma anche qualche medico estetico, mi diceva logicamente che i risultati tu non li potrai vedere eclatanti, in quanto avendo cominciato molto presto la tua pelle comunque rimane sempre molto compatta, curata e bella. È logico che i risultati non è che li potrai notare chissà quanto, perché un conto è una persona che non ha mai fatto niente nella sua vita, poi incomincia a fare, è logico che la differenza la vede, ma io nel mio caso, avendo sempre fatto tante cose, comunque avendo curato sempre molto la pelle, insomma è un po' più difficile per me vedere alcuni miglioramenti. L'unica cosa che posso magari vedere, ecco, io mi rendo conto del contrario, ovvero quando peggioro, nel senso, come vi dicevo in qualche video, per esempio quando la zona del contorno occhi quando è molto secca, me ne rendo conto subito, quando dormo male, quando mangio male,
quando bevo poco o quando semplicemente non faccio più la mia skincare in maniera costante, e lì me ne rendo conto tanto, perché comunque vedo la pelle più spenta, più secca anche, ma secca non nel senso proprio di consistenza di essere secca, la vedo secca proprio a livello ottico, poi magari non lo è, però vedo non una pelle bella, sana, luminosa come dovrebbe essere. Allora, se io mi fermo qua, non so se potete vedere, ma l'occhio mi balla proprio perché ci sono questi elettrodi che stanno appunto lavorando. E poi cos'altro dire? Le abitudini alimentari, di vita, sono molto importanti per la cura della pelle, c'è poco da dire. Idratare la pelle è molto importante, fare una vita più salutare possibile è molto importante. Assumere degli integratori per la pelle lo stesso è molto importante, io li assumo degli integratori la mattina per la pelle, li vado ad alternare in base al periodo, adopero quelli anti-age, quelli per la pelle luminosa, quelli per la pelle sensibile, quelli per la pelle... Ah, quelli per andare a idratare la pelle, quella per la formazione del collagene, diciamo, io ci sto molto dietro a queste cose. Qualcuno dirà che sarò fissata, però ecco, per me poi c'è cioè, molto importante, perché questo mi consente anche, grazie a tutte queste cose, a tutte queste cure, mi consente anche di poi non andarmi a bombardare eccessivamente di trucco, ovvero magari sugli occhi sì, ma magari la pelle la lascio un pochino più libera, finché posso permettermelo. Poi certo, arriverà magari un giorno che non potrò più, però ancora, diciamo, quel giorno è lontano, e quindi io nel frattempo continuo a prevenire, perché prevenire, ricordatevi, è sempre meglio che curare. Quindi adesso io non so se continuare a farvi vedere questo marchingegno oppure se stoppare qua e riprendere alla fine. Tipo un'altra cosa, io il sole sul viso cerco di non prenderlo mai, o se lo prendo sempre alla mattina. Al pomeriggio è molto difficile che io vada... spinta, che io vado al mare, proprio non è difficile, è difficilissimo, e soprattutto nelle ore quelle più calde io non sono mai andata al mare a prendere il sole o stare in esposizione sotto il sole per tante ore, e mi metto sempre delle protezioni solari molto molto alte, tipo 50 fissa e magari sul corpo un 30, perché il viso proprio ha bisogno di essere salvaguardato, ha bisogno di essere tutelato, a causa che mi dispiace che ancora oggigiorno vedo persone che comprano delle creme solari senza filtro di protezione, e questa è una delle cose più tremende che ancora purtroppo si fanno. Veramente, proprio una delle cose più tremende che ancora io continuo a vedere gente che fa. Oppure io per un periodo, quando ero, diciamo, sempre nel periodo universitario, vagavo da momenti dove facevo la radiofrequenza a momenti dove mi sparavo delle lampade a go-go, per dire il controsenso. Quindi adesso, finito tutto ciò, io mi vado a mettere questo di Estée Lauder nel contorno occhi, faccio questo massaggino proprio nel contorno occhi anche per sgonfiare un attimino, e lo vado a picchiettare. Messo il contorno occhi, vado a mettere il siero sempre della Estée Lauder. Non è una forma pubblicitaria per l'Estée Lauder, è che io su alcune cose dell'Estée Lauder mi trovo veramente molto bene,
e quindi le vado a utilizzare in maniera costante. Alcuni prodotti di Estée Lauder mi rendo conto che io continuo a comprarli anche se per un periodo magari non li ho adoperati, perché magari avevo provato altri prodotti, però tipo questo siero che è il Perfectionist, è un siero per me favoloso e poi lascia la pelle ma di un morbido che voi non potete nemmeno immaginare. Vado a mettere invece la crema da notte della Rituals, che ha questo packaging marmorizzato, effetto marmo, molto bello, e come potete vedere è anche stata apprezzata perché è quasi completamente finita, ma già ne ho pronta un'altra e la vado a mettere. Non abbondo tantissimo di prodotto, preferisco non massaggiarlo troppo, lasciarlo più in superficie in modo che appunto piano piano si vada ad assorbire, e logicamente vado sempre nella zona del collo. Ricordatevi, il collo è sempre importantissimo quando si fanno queste cose. E poi vado a mettere la crema contorno occhi, la Capture di Dior con la sua palettina, eccola qua. Non ne vado a mettere tantissimo perché ho messo il siero di Estée Lauder e vado anche questa a picchiettare in modo delicato, la porto anche sulla palpebra e la lascio, ecco, che anche lei si assorba, si vada ad assorbire piano piano. Quindi io con questo video vi lascio, credo di avervi fatto vedere tutto, spero di avervi accontentato e che dire, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se i miei contenuti vi possono piacere, mettetemi un like per supportarmi e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!